Quanto pesa? Sì. Ah. Ok, e adesso la buchiamo qua. Bella ragazzi. Bella ragazzi. Abbiamo qui il trapano 8840 della Wilbur. È un trapano con ritenzione magnetica, elettromagnetica, e quindi può lavorare sia in orizzontale e in verticale, ancorandosi direttamente alle putrelle, alle piastre di ferro, a tutto ciò che si vuole forare di magnetico, pensate, di ferro magnetico. Pensate di avere una piastrona di ferro, anche spessa 30 mm, grossa come questo tavolo, e come fate a vedere sotto il pedale della colonna? Poi non ci sta nemmeno, perché il pedale della colonna impedirebbe di fare il fuori al centro. O si usa un trapano radiale, un bestione da 4 tonnellate, o se no andiamo con questo sopra. Infatti questo direi che è proprio l'ideale per uno che magari si vuole costruire il classico tavolo da saldatura, sì, quello con tutti i buchi per mettere le morse e tante altre e cose. Farsi fare un lavoro del genere o comprarlo già fatto a un costo spropositato, sì, vale la pena anche eventualmente di investire su un trapano del genere per farselo da soli. E poi andremo a vedere tutti gli accessori di cui ci hanno dotati. E ovviamente lo faremo vedere in funzione. Io direi che il primo accessorio, che non è in realtà un accessorio, ma una parte del trapano, sono le leve per lo scorrimento verticale sulle guide del trapano stesso. È tutto molto robusto. Sembrerebbe una lega d'alluminio pesantissima, sì. Ok, e questo, come vedete, una bella coda di rondine in acciaio, è fatto veramente bello robusto, fatto molto scorre bene fino in fondo con la stessa, se, con lo stesso, diciamo, attrito giusto. Ci va un po' di attrito perché se no vi cade giù. Quindi con un leggero attrito resta posizionato dove lo posizionare. E ho visto che hanno anche fornito la chiavetta per andare eventualmente poi anche facendo tanti fuori potrebbe col tempo prendere un po' di lasco e scivolare. Questo qua per regolare i lardoni, chiavetta e chiavetta brugola, spingono questi che sono i lardoni contro la coda di rondine e si riprende a dare il giusto attrito e si bloccano. Qui sotto abbiamo l'elettromagnete, due elettromagneti doppio, sì, ha una potenza di attrazione di 13.000 newton, sono 1.300 kg, 1,3 tonnellate, sì, di vi ci potreste appendere con tutta l'automobile praticamente. Sì. E niente, direi che adesso vediamo, ci attrezziamo un attimino, sì, e proviamo, vediamo un attimo gli accessori, gli attrezzi. Allora, forniscono questa serie di punte fresa, la più grossa, bellissime. Sono taglienti, state attenti che sono veramente, prendono la pelle in un modo, questa, vedete, queste qua hanno due sfaccettature che corrispondono a due grani, perché si innestano qua dentro, mollare i grani, infilarle e poi stringere i due grani e abbiamo il bloccaggio. Praticamente è una carotatrice, non è che fa tutto un buco, mangia tutto il metallo, mangia il metallo solamente sulla corona, quindi con meno sforzo, meno tempo di lavorazione si fa un buco di grosso diametro. Qua c'è un foro, poi diremo a cosa serve. Sì. Ti lasciamo per adesso con la curiosità. Qua abbiamo la chiave per andare a stringere i grani. Abbiamo un'altra chiave che vi faremo vedere anche quella cosa serve. Abbiamo un mandrino per normali punte da trapano, se si vogliono fare dei buchi normali, porta fino a una punta da 16, questo. E che non è poco, perché di solito si trovano massimo i 13 mm. E questo è il suo
mozzo del mandrino che viene avvitato qua e porta lo stesso diametro e le stesse sfaccettature per bloccarlo con i grani come le Si potrebbero quasi anche autocostruire abbastanza semplicemente degli attrezzi frese. Sì, per poter volendo sì, adattare a questa basta maniera. avere questo diametro e fare di due fresate. Poi cosa c'è? Questa si viene per gli anni dopo. Abbiamo questo piccolo serbatoio con un rubinetto che da chiuso può essere regolabile, quindi fare uscire più o meno fluido, un tubetto e se giriamo il trapano potete vedere che c'è uno, un sistema con queste due manopoline per si levano e si blocca qua e un raccordo come questo dove il tubetto porterà il fluido dentro al mandrino stesso del trapano. Il fluido cos'è? Il solito olio emulsionabile, solita emulsione di raffreddamento per macchine e utensili. Volendo si può anche impiegare dell'olio, ma metteremo in un link nella descrizione questo fluido per macchine e utensili che è fantastico perché ha la doppia azione di lubrificare e di raffreddare perché contiene sia acqua che olio e contiene un tensioattivo potentissimo che mantiene in emulsione l'acqua con l'olio. Qui abbiamo anche, si può vedere, una spina che è una sicurezza per evitare che anche mollando il trapano, perché questo poi è scorrevole, ve lo faremo vedere dopo, rischi di uscire al di fuori e cadere. Un'altra sicurezza che viene fornita, se vedete, qui c'è una piccola scanalatura. Questa serve per la fettuccia di sicurezza. Perché? Perché essendo un elettromagnete, se siete ad esempio all'interno di un cantiere dove succede sempre di tutto, dove c'è il muratore che vi fa saltare la corrente, il cortocircuito, l'elettricista che lavora e stacca tutto, e ovviamente questo si staccherebbe. Quindi questo è un fissaggio in più che può essere messo sulla parte su cui state lavorando, se ovviamente avete il trapano Sì, attaccato. torna qualcosa, Se sì. lo avete in orizzontale, quando mancherà la corrente, automaticamente oltre ad accorgervene si fermerà anche il motore. Chiaro che se messo su una superficie verticale ricasca su un piede, è meglio legarlo. Eh sì, infatti E si può anche legare così sì, questa è una a un maniera molto qualcosa. robusta. Sul manuale c'è scritto che si può legare anche qua. E siamo andati un po' a vedere perché l'elettromagnete è un avvolgimento di filo e quindi di solito scaldano parecchio. Ci dicono che si può lavorare tranquillamente 2 o 3 ore col magnete sempre acceso, poi bisogna farlo raffreddare, però comunque un tempo di lavoro in 2 o 3 ore, poi uno si va a prendere un caffè, si riposa, anche perché no? Fare 2 o 3 ore di buchi su piastre anche spesso di ghiacciaio è molto stancante. Abbiamo collegato il serbatoio, metti tu il tubetto di. Questi sono quelli autosserranti, se si vuole mollare poi basta schiacciare e vengono via, altrimenti resistono. E anche qui stessa cosa. Ok, è pronto. Perfetto, ok, possiamo continuare e fare il nostro foro. E ora facciamo una delle prove pratiche di caos. Posiamo questo trapano un po' più indietro, che avevo visto il baricentro Più o meno sì. su questa incudine. Attiviamo l'elettromagnete. Questa incudine è 42 kg più il trapano. Qui bisogna sollevarla in due. Ecco qua. Parliamo un attimo del campo magnetico. Ad esempio, abbiamo qui la classica calamita a ferro di cavallo. Per attrarre un pezzo, qui avremo nord e sud. Possiamo farne uno blu e uno rosso. Praticamente si formano delle linee di campo da un polo all'altro,
che si allargano, e più si allargano, poi più sono deboli. Per attrarre un pezzo ferromagnetico, ovviamente, per avere la massima trazione, dobbiamo andare a fare in modo che queste linee di campo si stringano all'interno del nostro pezzo. Quindi, ad esempio, disegniamolo qua. Non importa se roviniamo i pennarelli. In questo modo si stringono e vanno a chiudere così all'interno. Qualcosa uscirà comunque fuori. In effetti, non esiste un magnete talmente potente che possa essere attaccato a qualcosa e non staccarsi più. Perché non dipende solo dal magnete, ma dipende anche dal materiale su cui si Sì, attacca. perché oltre a un tot, anche il ferro o altri materiali magnetici non fa passare di forza, da dargli un bello spessore. Ad esempio sul lamierino sottile del frigorifero è inutile fare Sì. un magnete potentissimo perché tanto non riuscirebbe a fare più di tanta forza. Cosa si fa allora? Si allarga la superficie del magnete e questo qui è un elettromagnete che è appunto Sono due elettromagneti. una bella superficie. Con un sistema concentrico dove ad esempio qua avremo il nord e tutto intorno al sud, è come fossero tutto un giro di ferri di cavallo, e questo è un altro, ne abbiamo due. In pratica, qua dentro questo solco c'è avvolta una bobina, perché non è un magnete vero, diciamo, magnete permanente. Quindi facciamo ad esempio questo. Possiamo fare così, noi tagliamo a metà questo, lo tagliamo a metà, è fatto così, e questo qua è tutto il pieno del ferro che c'è intorno, e qua dentro c'è avvolta la bobina. E qua ci si dà il più e il meno. Questa qua genera un campo magnetico. Questo campo magnetico va a fare questo lavoro qua. Se noi mettiamo una piastra di ferro qua, passerà tutto dentro la piastra, ed essendo vicine queste due parti qua, questi due poli, essendo vicini, non come qua che sono distanti. Il campo magnetico passerà dentro il ferro e farà meno strada dentro il ferro a cui si attacca, quindi passerà più campo magnetico, facendo meno strada, sarà più intenso. Vi facciamo vedere una curiosità, questo è un piano magnetico per rettifica, come vedete non è magnetico, ma se noi ruotiamo questa brugola dall'altra parte, questo diventa magnetico e ha una grandissima forza. Si basa su magneti permanenti con un sistema che girando questo cortocircuita il campo magnetico e non esce più di qua, se no lo lascia passare. Tanti si chiedono come è fatto, è formato da tanti magneti alternati, quindi sono tutti nord-sud, 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 e quindi questa che è la superficie dei magneti, diciamo, e sopra vedete che ci sono tutte queste listarelle di acciaio separate da una lamina di ottone. Per cui, quando saremo con la barra d'acciaio a chiudere il campo fra nord e sud, avremo la massima attrazione. Se invece ci mettiamo qui, avremo praticamente una compensazione a linea neutra e quindi non ci sarà attrazione, non ci sarà campo magnetico. Per chi fosse interessato a un piano del genere, eventualmente possiamo mettervi dei link in descrizione. Sappiate che su spessori molto grandi di acciaio, di solito ci sono queste, come chiamarle? Espansione, questi Queste poli, espansioni sì. polari molto grandi, quindi sarà una cosa del genere. Per affilare, ad esempio, coltelli o lamierini molto sottili, questo tipo di diciamo, funzionamento magnetico è poco efficace, perché non riuscirebbe a chiudersi in un lamierino molto sottile, per cui ci sono appunto questi qui che sono molto più ravvicinati fra di loro e riescono
bloccare. Cioè, il campo magnetico farà poca strada nel lamierino sottile e Sensori passerà tutto. sottili. È giunto finalmente il momento di provarlo. Allora, innanzitutto montiamo la fresa, quindi uno e due andranno bloccati con questi due granetti, per cui introduciamo, ma vi avevamo detto che c'era questo buco. A cosa serve questo buco? Se noi abbiamo una fresa di questo tipo, non riusciamo a sapere dove posizionarla per fare il foro col centro preciso, per cui c'è questo attrezzo che si lascia tranquillamente dentro, perché anche quando andiamo a lavorare viene su e non è un problema per la lavorazione, e ha una scanalatura qui. Questa sfaccettatura permette al liquido refrigerante lubrificante dal serbatoio di passare nel mandrino e accedere al centro di questa presa carotatrice. Quindi andiamo a montarla. Molto precisa, sentite il rumore delle righette della lavorazione. Ok, appoggiamo di qua, appoggiamo di là e andiamo a stringere. Una. Ok. E due. È pronto per lavorare adesso. Questo qua non è un comune calibro, comunque funziona al calibro 150. Noi vogliamo fare un foro che sia distante la metà di 150, ossia 75 di qua e di qua e anche di qua. Quindi regoliamo, dato che 150, 75. Si blocca. Prima riga e poi facciamo anche di qua e vediamo. Perfetto, abbiamo fatto una centratura perfetta perché ha fatto la stessa riga. Dopodiché, mulino, martello. È scappato un attimo. Ok. A questo punto prendiamo il nostro trapano e lo posizioniamo. Una cosa che non vi abbiamo detto, ed è l'altra brugola che ci servirà eventualmente, ora vediamo. Questa guida ha il suo movimento. In questa coda di rondine, ma c'è un'altra coda di rondine, come vedete, è simmetrica questa È barra. doppia. Quindi Quindi possiamo anche regolare questo trapano più alto o più basso rispetto a questa, per cui anche se abbiamo una punta molto più lunga, riusciamo a sfruttare tutta la doppia sì. corsa della guida. E possiamo anche, avessimo una punta molto lunga, possiamo anche andare giù. Poi spostare in su questo, riprenderci e scendere anche per andare giù di 100 mm, 10 cm. Quindi adesso abbassiamo e possiamo tranquillamente anche andare Ah, oltre perché tanto si solleva l'ago. possiamo fare una cosa, prima di centrare, Sì? possiamo fare questo lavoro. Andiamo a mettere a contatto, anzi possiamo già accendere e dare corrente, così sta fermo. Andiamo a contatto lì, smogliamo questa e ci posizioniamo un attimo. Sì, ecco, così da avere la massima Massima corsa, sì. corsa. Poi blocchiamo, sono qua con poca forza, blocca da matti. Staccare, Quindi stacco il magnete, vedo un po' su, sì. Ecco, così ci centriamo. Ok, ha la preso puntina è andata benissimo. nel colpo del bulino, nel conetto del bulino. Drizzerei. Poi se vogliamo usare anche tutti gli accessori in dotazione, allora blocchiamo con l'elettromagnete. Metterai la cinghia di sicurezza, così proviamo anche quella. In questo caso non servirà perché Si usa quando è in verticale, quando è su siamo un in piano orizzontale. verticale, sì. Vediamo Ok. come funziona questa cinghia. Questa è abbastanza semplice. È anche molto grande, quindi direi che... Ah, l'ho messa al contrario.
È lunga perché appunto può capitare di forare in verticale e doversi andare a agganciare, non c'è un posto dove agganciarsi, allora si sale da qualche parte a trovare un aggancio. Si infila semplicemente qui dentro e questo è fatto in modo da poterla tirare, ma poi quando la cinghia tenderà a tornare indietro con la sua elasticità, rimarrà bloccata e non potrà scivolare. Quindi la tiriamo così. Sotto Di qua. magari. E ok. In questo modo qui abbiamo messo in sicurezza il nostro trapano. E direi che diamo, dato che non abbiamo adesso un olio emulsionabile, io direi che andiamo Alla vecchia alla maniera. vecchia maniera, buttiamo dell'olio qua, ben bene, buttiamo un po' d'olio anche un po' sulla fresa, così siamo tranquilli, è tutto ben lubrificato. Io direi che a questo punto si può procedere. Allora, importante, importante, dato che non va a centrarsi subito questa fresa qua, non è come una punta da telefono che è la punta fissa, allora quando si inizia il foro bisognerà andare adagio di modo da creare un inizio di scavo, bello preciso, che fa da sede per poi continuare a forare. Proviamo. Via. Buca veramente tanto, guardate come scende qua la leva. A questo punto aggiungerei un po' d'olio, guardate come è già sceso. Mangia, è quella Sì, fresa lì. Ho va giù senza spingere, senza sforzo. fatto anche un bel truciolo. Sì, Fermati un attimo. sì. Devo vedere il truciolo. Perché è veramente bello. Sì. Avanti allora. E avanti. Spettacolare. Guardate che spessore che ha forato. Io ho costruito una fresa con un crick da 20 tonnellate e ho dovuto fare, non hai idea di quanti fori all'interno delle putrelle e ci ho messo veramente dei giorni. Con questa ci avrei messo probabilmente un paio Sì, d'ore. veramente. Sì, è velocissima. Importantissimo, tanta lubrificazione. È l'ideale veramente Sì, il suo fluido perché. intercisi. Così non ci si ferma, si continua ad andare avanti, avanti, fino a che non si fora senza doversi fermare. Ed è anche più refrigerante perché contenendo acqua raffredda di più, ha più contatto termico, evaporazione che porta via calore. Veramente uno Sì, spettacolo. funziona molto bene. Proviamo a sganciare la cinghia. Non è neanche. Adesso facciamo un po' un discorso sui trapani, sui vantaggi di questo, vantaggi di altri. Svantaggi. Allora, innanzitutto volevo dire, questo centratore può anche servire a volte quando la carota, diciamo che resta dentro la punta, non si sfila come avete visto. E allora basta un colpettino piccolo su questo e la sputa fuori. O se non si vuole rovinare la punta, si può anche usare un normalissimo pernetto di ferro, dare un colpo e sputa fuori questo, ma è raro perché. Ci dà un giusto gioco che si sfila perfettamente. Allora, altri modi per forare una lamiera sono quelli di usare un trapano elettrico e usare questo tipo di punte. Chiaramente vedrete subito una cosa: la scarsa profondità, questa qua
11 mm e mezzo, questa è una punta da 37, 11 mm e mezzo di profondità, perciò non potete andare a forare una lamiera spessa. Ma poi c'è un'altra cosa, guardate un'altra differenza. Qua abbiamo queste scanalature, questi canali, qua non ci sono. Una punta del genere si può forare solo una lamierina spessa, al massimo che non vada a ostruire questa cava qua, perché è quella che fa uscire il trucciolo. A un certo punto, quando si affonda fino a questo punto, quasi a filo qua, no, non buca più perché si riempiono di truccioli. Allora bisogna tirarla via, pulirla, riandare tantissime volte, frequentemente. Questa continua a portare via i truccioli fino alla fine. E dicevo, la profondità così piccola di quelle, guardate un po' questa, ha una profondità di 32 mm. 32 mm significa che tranquillamente si può bucare una lamiera da 25, tranquillamente, volendo, tirando un po' su e giù anche da 30. Questo è uno dei vantaggi di un tipo di trapano come questo della Vevor, che ci hanno dato Vevor. Altra cosa, punte del genere, guardate questa, le uso sul trapano a colonna. Questa è molto sottile, ma è una cosa molto molto imprecisa, fa dei fori più larghi di quello che servono. Queste sono precise, ma hanno dei problemi. Innanzitutto la profondità, anche qua, vedete, anche qua che non c'è lo scarico dai denti, mentre alcune hanno un po' di scarico, come questa. Poi, comunque la profondità, quindi non si può andare giù in spessori grossi. Con questi qua si può andare giù tantissimo. Questa è la più piccola della serie di punte a tazza di questo tipo. Si può funzionare anche con un avvitatore, perché ha le due velocità, quella lenta. Ma più andiamo su di diametro, cosa succede? Succedono due cose: bisogna abbassare il numero di giri perché la circonferenza è più grande, quindi la velocità periferica, a parità di velocità del trapano, aumenta tantissimo, si bruciano i denti se va troppo veloce. Però io ho una velocità bassa, in più ha il liquido di raffreddamento. Un trapano elettrico come questo è velocissimo. Voi direte, c'è la regolazione qua, che avete questo, però a bassi giri non ha forza, quindi non va bene, si surriscalderebbe tutto. Abbiamo un trapano vecchissimo, antichissimo, della Black & Decker, Star, anzi. La Star non era Black & Decker, è parte in metallo. Questo è bellissimo perché è un trapano da punte per metallo. Ha una velocità bassissima di rotazione, ha una sola velocità, e quindi va già bene per punte del genere. Però qua dovete tenerlo. Qua manca il suo manico, il suo supporto del manico. Dovete tenerlo poi. Se non andate dritti, può spezzarsi la punta centratrice, può rovinarsi un dente se non andate dritti, è una cosa molto difficile da usare con queste punte. E comunque siamo sempre nel fatto che con questo si può bucare ad esempio una lamiera nel mezzo, ma se è una lamiera spessa, 20 mm, ci state 3 ore, dovete continuare a bagnare la punta con qualcosa. Vi faccio vedere un'altra cosa, queste punte qua sono comode invece sul trapano a colonna. Sul trapano a colonna una punta come questa può essere utilizzata, a parte che se noi mettiamo la velocità minore può andare bene, perché con la velocità bassa come al trapano a colonna si può forare senza bruciare la punta, ma c'è sempre un ma. Guardate, allora, questo qua sarebbe una velocità ottima. Una velocità ottima per una foratura con una punta del genere. Ma io voglio fare un foro qua, non posso farlo, c'è la colonna. Allora ci vuole un trapano a colonna più grosso, quindi un bestione. Allora posso fare un foro qua, ma se volessi farlo in una lamiera più grossa al centro, da qualche parte verso il centro, ci vorrebbe un trapano radiale. Il trapano radiale è un trapano che è una colonna, ha un ponte, diciamo, un supporto,
praticamente una colonna fa questo lavoro qua. Questo è molto lungo, ha un carrello mobile, ha un supporto mobile e si possono far forare grossi pezzi, ma un trapano del genere pesa sulle 3 tonnellate e mezzo, siamo lì anche 4, ce ne sono anche certi giganteschi, dove si possono mettere lastroni. Io devo bucare un lastrone da 3 metri per 2, fare dei fori in certi punti, devo metterlo sotto un trapano radiale. Con questo non posso farlo. Con questo invece su una strada del genere posso farlo, ma male, rischio di danneggiare la punta, di andare storto e soprattutto non posso forare grossi spessori e devo sempre lubrificare, se no c'è qualcuno che mi butta olio, acqua, qualcosa, è un problema. Questo trapano è fatto giusto per usare punte del genere o anche per miscelare prodotti cementizi con attrezzi del genere, data la sua bassa velocità. L'unico modo di fare un foro senza impiegare attrezzature industriali, diciamo, è questo, è utilizzare questo tipo di trapano. C'è un, diciamo, come abbiamo detto prima, non si può andare su lamiere troppo sottili perché il carbon jetica non terrebbe, ma allora a quel punto basta una cosa del genere. Abbiamo una lamieretta, ma se dobbiamo fare veramente un lavoro come si deve sullo spessore, questo è fantastico, come avete visto. Vedete, ha tenuto bene il centro, lavorazione. Questo adesso facciamo una cosa, puliamo qua. E vediamo un attimo com'è venuto il foro. Sembra venuto, l'ha lavorato molto bene. Abbiamo usato una tazza da 21 e vediamo quanto ha fatto il foro, come l'ha fatto. No, insomma, il messo 21 e 12, 21 e 12, e quindi 1,2 decimi di un po' più grande, che è una cosa per un apparecchio del genere. Non è certo una macchina da fare lavori di altissimo, da orologiaio. Ha dato comunque un diametro ottimo. Qui abbiamo tutto il set di frese per chi fosse interessato a questa macchina e offriamo, ci hanno dato un codice sconto e troverete poi tutti i link in descrizione per l'acquisto di tutto quello che avete visto durante l'esecuzione del video. Se questi video vi piacciono, fatecelo sapere mettendoci un like sul nostro canale. E per chi vorreste supportare Caos e anche sopportare, perché a volte facciamo dei video un po' lunghi, ma ci teniamo a spiegare tutte le cose come si deve, abbiamo anche la nostra pagina Ko-fi su cui potete fare una donazione e offrirci un caffè. E con questo, Vi salutiamo. bella ragazzi! Bella ragazzi. Bella ragazzi!